creando un'idea facile ma allo stesso tempo speciale per il dolce di Natale. Il tronchetto per me rimane sempre l'ideale per questa occasione. Stavolta però ho preparato un tronchetto furbo con il pandoro, senza cuocere nulla. Ed è perfetto se si ha poco tempo a disposizione o non si ha voglia di preparare il dolce durante le vacanze natalizie. Segnatevi questa ricetta perché mi ringrazierete. Inoltre nel video vi darò due suggerimenti per la decorazione, ce n'è per tutti i gusti. Fatemi sapere giù nei commenti quale versione preferite. Come sempre vi chiedo un like di supporto ed iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perderete tutti i prossimi video. E adesso iniziamo subito. Un pandoro, 200 ml di panna per dolci, 40 g di scagliette di cioccolato, 80 g di zucchero a velo, bagna rum quanto basta, 400 g di ricotta, una pera Williams, buccia d'arancia grattugiata quanto basta e mezzo cucchiaino di cannella. In una terrina capiente lavorerò la ricotta. Se preferite il mascarpone potete usare quello. Aggiungo lo zucchero a velo, la buccia d'arancia grattugiata e la cannella. Do una mescolata con la frusta a mano per far amalgamare tutto ed ottenere così una crema. A parte monto la panna ben fredda di frigo e la unisco alla crema precedente, mescolando poi con una spatola delicatamente. Ora sbuccio la pera, io ho scelto una Williams, e poi vado a tagliarla a cubettini. Meglio se piccoli piccoli. Li aggiungo alla farcia che ho preparato e poi aggiungo anche le scagliette di cioccolato che ci stanno benissimo. Do ancora una mescolata. Lascio raffreddare in frigo mentre preparo il pandoro. Andrò a ricavare 6 fette di circa un centimetro o poco più di spessore. Aiutandomi con la pellicola vado a formare il rotolo, posizionando le fette una accanto all'altra. Cercando poi di chiudere gli spazi vuoti tra una fetta e l'altra. Con un matterello appiattisco le fette. Questo mi aiuterà poi quando sarà il momento di arrotolare il rotolo. Bagno leggermente con la bagna rum aiutandomi con un pennellino. Così il rotolo resterà bello umido al punto giusto. Farcisco con il ripieno e poi lo spalmo su tutta la superficie. E arrotolo delicatamente accompagnando il rotolo con la pellicola. In questo modo non avrò nessuna difficoltà. Lo copro per bene e lo lascio raffreddare in frigo una mezz'oretta. Bastoncini di cioccolato, ho usato 4 confezioni Mikado, 200 ml di panna per dolci, 200 g di cioccolato fondente, decorazioni natalizie di zucchero. In un pentolino scaldo la panna,
preparerò una ganache con il cioccolato fondente. Questo qui è ottimo per le coperture. Vi lascio le info in descrizione. Quindi verso la panna sul cioccolato. Ed inizio a mescolare con una frusta affinché si sciolga per bene. Ecco qui la ganache pronta. Deve raffreddare in frigo per 10 minuti. Riprendo il rotolo e posiziono al lato due fogli di carta forno, quindi rimuovo la pellicola. Con un coltello taglio un pezzo del tronchetto in maniera obliqua sul davanti. Poi una fetta più sottile dall'altro lato. Ora che la ganache è più cremosa e densa, vado innanzitutto ad attaccare i pezzi del tronchetto. Aggiungerò uno stecco per il pezzo più grande affinché non crolli. Poi ricopro il tronchetto con la ganache. È il momento di aggiungere i bastoncini di cioccolato che simuleranno proprio dei legnetti. Si attaccheranno perfettamente alla ganache. Io li trovo davvero perfetti, l'effetto finale è stupendo. Ora posso rimuovere anche i fogli di carta da forno. Do una spolverata con dello zucchero a velo. E poi decoro il tronchetto con le decorazioni di zucchero, incollandole sempre con la ganache. Ed ecco qui il tronchetto pronto, ma volevo darvi un altro suggerimento per la decorazione finale. Se volete ottenere un effetto innevato e non amate i Mikado, potete ricoprire il tronchetto con della panna montata e poi spolverarlo con del cacao amaro. Che ne dite? Fatemi sapere quale versione preferite e quale proverete. Se non vi piacciono i bastoncini di cioccolato, potete sostituirli con delle scagliette oppure decorare il tronchetto con panna e cacao, così come vi mostro nel video. Non è assolutamente difficile arrotolarlo, aiutati con la pellicola. In alternativa al rum puoi utilizzare una bagna analcolica, del caffè freddo, del latte, quello che preferisci. Assolutamente no, nelle ricette quasi nulla è obbligatorio. Puoi personalizzare di pieno rispettando i tuoi gusti. Spero che questa idea di realizzare il tronchetto vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima ricetta.